Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente decoro la casa per la primavera e sono davvero felicissima perché era da tempo che volevo cambiare alcune cose e non vedo letteralmente l'ora. Tra l'altro, se avete visto il video in cui abbiamo fatto shopping insieme, rivedrete in questo video alcune delle cosine che ho acquistato. Infatti, sono tutte in quell'angolo là. E tra l'altro, se vi state domandando se alla fine ho tenuto o meno le fodere colorate per i cuscini, lo scoprirete in questo video. Un aggiornamento che ho rispetto al video precedente è che sono riuscita a vendere la poltrona, quindi la mia Pohang è andata in una casa che la desiderava molto e io sono davvero felicissima perché sto riuscendo a liberare un sacco di spazio e ora la camera è quasi completamente vuota da cose che non vorrei qui dentro, per cui si sta avvicinando sempre di più quel momento in cui questa camera diventerà la camera che ho nella mia testa. Detto questo, vi racconto il mio piano di marcia per oggi perché non credo di riuscire a sistemare tutto quanto perché poi dobbiamo uscire a pranzo con degli amici e quindi oggi voglio sistemare la camera che in questo momento è messa un po' male, nel senso che ci sono un po' di cose sparse in giro che vanno sistemate. Tra l'altro, il pianoforte idealmente un giorno non sarà qui, ma in un altro posto, ma di questo ne parleremo quando ci sarà la possibilità di spostarlo. Quindi, per ricapitolare, qui devo sistemare un po' questa zona qui perché ci sono un po' di cosine che vorrei togliere perché il rosa qui dentro non mi piace più e c'è un po' di casino. Poi devo sistemare questa zona qui perché dentro i cubi ci sono delle cose a caso e tra l'altro devo sostituirli e quindi ne approfitto anche per sistemarli, devo far sparire quelle scatole lì. E tra l'altro ho ordinato anche una nuova lampada che spero arriverà in tempo per quando starò per finire questo video per includerla nel makeover finale. Qui c'è una piccola situazione di gioielli e bigiotteria che non metto quasi mai e sto pensando che il motivo per cui non le metto è perché non le vedo. Per cui forse ho trovato una soluzione, ma ve la faccio vedere quando mi arriva e spero che in quel modo riuscirò a metterle un pochino più spesso perché è veramente un peccato e poi a volte mi rendo conto durante la giornata che mi mancano, però poi mi dimentico quando esco di casa, sono sempre di fretta e quindi siccome non sono mai così raggiungibile perché sono rinchiuse tutte nelle loro scatoline dentro quel cubo lì che tenevo accanto al letto, forse non era la soluzione ideale. Vi devo confessare che ora che ho guardato le cose che avevo dentro i cubi, non ho più niente da metterci dentro, però diciamo che sono comunque spazio in più per conservare un pochino più in ordine oggetti vari. Eccolo qua, il cubo è pronto e ovviamente avendo tutti questi buchi è più estetico che utile per contenere cose, però speriamo che questo mi stimoli un po' di più a tenere le cose più in ordine perché ovviamente poi si vede quello che c'è dentro. Siamo ormai al giorno successivo, nel frattempo c'è stato un mega epic fail, ma sono anche riuscita a sistemare alcune cose e questo punto qui è quasi perfetto perché questa parte è quella che mi dà davvero tantissima soddisfazione. Sono riuscita a fare questo angolino davvero carinissimo. Qui poi sono riuscita a togliere tutto quello che c'era ed è rimasto davvero libero. Per ora rimane così vuoto perché poi magari trovo qualche cosa di utile da posizionare su questa cassettiera. Ma io sono sempre dell'idea che è meglio avere le cose un pochino più vuote, un pochino più spoglie per poter costruire sopra piuttosto che averle piene di cose. Per quanto riguarda invece il mega epic fail, riguarda il mio Kallax.
Perché nell'inquadratura precedente avevo usato dei cestini intrecciati per la parte lì sotto, ma purtroppo ci ho dovuto rinunciare. Allora, non fateci caso al mio letto perché lo devo ancora sistemare, ma dicevo che è stato un mega epic fail perché puzzavano davvero. Avevano un odore insopportabile e purtroppo, anche se erano bellissimi, non era una cosa che potevo accettare. E quindi stamattina mi sono alzata presto, li ho presi e sono andata a riportarli indietro. E siccome la parte estetica veniva data da quei cestini lì e una cosa simile, altrettanto bella, non la trovavo, ho deciso di optare per la funzionalità. E quindi anziché mettere un cesto bello, una scatola bella, ho preso questo inserto qua che sono dei cassetti fatti apposta per il mobiletto Kallax e li metterò nella parte sotto di modo da avere anche le cose un pochino più organizzate e sfruttare tutto lo spazio in altezza. Poi però vi voglio far vedere anche altre cose che ho acquistato nel frattempo che non vi ho fatto vedere. Un'altra di queste è la cornice Vilserum, della stessa linea di quelli là che avevo preso nel video precedente. Questa è un pochino più grande e ho in testa un progetto da realizzare e quindi questo sarà utilissimo. Poi ho preso anche delle fodere per i cuscini che non vi ho fatto vedere nel video precedente, anzi queste fodere le ho prese al posto di quelle che vi ho fatto vedere nel video precedente e questa fodera è la Hedda Maria. Per quel cuscino un pochino più lungo, dopo ve lo faccio vedere. E poi ho preso due fodere per i cuscini 50x50, sono della linea Girly e sono davvero basic ma bellissimi. Poi però passiamo ai miei ordini realizzati ieri last minute su Amazon e facciamo un po' di unboxing. Che non guasta mai. Allora, quello che c'è qui dentro ve lo faccio vedere giusto tra qualche istante perché non voglio svelarvi tutto quanto subito subito, ma andiamo un po' più nell'ordine. Poi invece qui dentro ci dovrebbe essere la lapada, ma mi sembrava un po' troppo leggera, vediamo. Davvero carinissima, vediamo se la base è quella che avevo ordinato. Yay. Sì, devo dire che me l'aspettavo leggermente più grande, ma va anche più che bene perché poi qui sul mio comodino una lampada troppo grande non starebbe bene perché ovviamente il soffitto va scendendo e vicino alla testata del letto è anche molto basso, per cui probabilmente una lampada troppo alta o troppo grande non starebbe bene. Ma guardate che carina che è questa lampada. Mi piace un sacco il dettaglio della base, che è in ceramica. Perfetta. E questa andrà qui al posto dell'altra. Ora però io mi do da fare, partirà un mini time lapse in cui sistemeremo i cassetti nella parte qui sotto. Poi vi faccio vedere anche l'ultimissima cosa che ho comprato sempre per ordinare un po' meglio le cose qui dentro, per cui a tra pochissimo. Ho finito di montare i cassetti, ora non manca che mettere i pomelli, ma questi qua che sono inclusi non mi piacciono perché non c'entrano nulla con questa camera e i colori che ho qui dentro e quindi ho deciso di utilizzare questi qua che avevo utilizzato già per trasformare la mia cassettiera e in questo modo
li renderò anche molto simili e ci sarà un pochino più di armonia qui dentro. Tra l'altro, montare questi cassetti non è stato così difficile, ma comunque richiede un po' di tempo e quindi nel frattempo si è fatto anche un po' più buio qui dentro. Sì, direi che è decisamente meglio che questo qua. Adesso lo apro così ve lo faccio vedere, però è tutta un'altra storia. È arrivato il momento di spacchettare l'ultima cosa che ho acquistato, che è questo inserto per il cassetto per organizzare meglio tutti i gioielli e la bigiotteria. Ma l'ho già provato e non va bene, è troppo grande, purtroppo. Per cui non potrò tenerlo qua dentro e gli dovrò trovare una collocazione diversa. Ho finito di sistemare la camera, ora è tutto in super ordine e super in palette. È davvero il risultato che volevo, anche se adesso rimbomba un po' tutto perché è un po' vuotina, ma rimedieremo anche questo. Vi faccio subito vedere tutto quanto, anche perché non vedo l'ora di farvi vedere il risultato finale. Facciamo un tour guidato. Allora, qui c'è ancora il pianoforte con la sedia per il momento, poi lì ho spostato il quadretto che avevo dall'altra parte. Il letto mi dà davvero tantissima soddisfazione perché questi colori sono perfetti per qui. E poi qui sono riuscita a creare un angolino davvero carinissimo, molto ordinato, molto pulito e i cassettini sono davvero perfetti. Quindi ora sono riuscita a trovare un po' più di spazio per cose da mettere qui dentro e tenerle un pochino più in ordine. Qui mi si è liberato davvero tantissimo spazio e idealmente vorrei metterci una poltrona o una chaise longue, uno specchio e qualche decorazione sui muri, ma questo sarà uno step successivo. E poi qui, come vi ho già fatto vedere prima, ho sistemato e svuotato tutto. Idealmente in questo vaso ci vorrei mettere dei fiori e poi ovviamente se trovo qualche altra decorazione la aggiungo, ma per ora è tutto davvero ordinatissimo e il risultato mi piace un sacco. Ora si è fatto un po' tardino, per cui la trasformazione del salone la firmo domani mattina perché, essendoci poca luce, la trasformazione si vede un po' meno e viene un po' storpiata da questa mancanza di luce naturale. Per cui anche la trasformazione della camera con accanto il before la rifilmerò domani mattina e la inserisco alla fine del video, così nel caso non la voleste più rivedere, potete chiudere quando inizia. Detto questo, io vado a sistemare quello che è rimasto da questo disastro qui. Ed è un sacco di roba che dovrò sistemare e buttare. E poi ci vediamo domani mattina. Possiamo finalmente fare alcuni cambiamenti qui dentro, anche se nei prossimi mesi cambieranno un bel po' di cose, ma in questo video ci concentriamo sui piccoli dettagli che lo renderanno un pochino più fresco nel frattempo. E qui parliamo di cuscini perché in questo momento mi sono stufata di questi qua e li voglio cambiare. E nel video precedente in cui ho acquistato le fodere per cuscini vi avevo fatto vedere quelle fodere tutte colorate e pensavo che avrei messo quelle, ma in realtà il mio lato minimal e che ama di più i colori neutri ha vinto, per cui sono andata e li ho cambiati tutti quanti e ho preso solo colori molto molto neutri. Sono tutti beige. Ho preso queste due fodere qua della linea Joffreys, sono davvero bellissime e hanno una texture molto molto bella. E poi ho preso questi qua della linea Vigdis, che sono in ramier, ma che al tatto sembrano lino e sono anche questi davvero bellissimi. Poi qui dentro metteremo anche questa cesta con magari qualche copertina dentro.
E poi l'aggiornamento più grande che voglio fare qui dentro è cambiare quella lampada lì, perché va insieme a questi cuscini tutti rossi e ovviamente se tolgo i cuscini non sta più bene. E questa cosa mi rende davvero felice perché erano diversi mesi che volevo questa lampada, sempre dell'IKEA, ma che non trovavo mai perché era sempre sold out e non era neanche disponibile per la spedizione. E oggi, quando ci sono andata, l'ho trovata per davvero puro caso e l'ho presa. È la lampada Scaftet ed è la lampada ad arco che metteremo in quell'angolo, ma che arriverà qui sopra e diventerà un punto luce molto importante per questa stanza che non ha una lampada a soffitto. Quindi ora vi risparmio tutto il time lapse e tra qualche istante vi farò vedere direttamente tutta la trasformazione della stanza, ma siccome dopo non ritorno qui per salutarvi, vi voglio ringraziare di aver guardato questo video. Come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!